Aspetti. Vuole davvero continuare? Forse sì. Dovremmo lasciare le cose come sono. Voglio giocare. Sì. Grazie. Come desidera. Grazie. Gentilissimo. Ogni tanto quella lì parte, no? Cioè, te avvii il minuto, ti fa domande strane. Boh, adesso si comportava in modo strano. Non lo so, raga. Ogni tanto non capisco cosa sta succedendo nel gioco. Va bene. Parla con Amanda. È laggiù. Allora, raga, abbiamo visto una cosa importante di Amanda. Ovvero che è morta. Questo è ghiaccio. È sicuro? Non lo so. Connor muore per arrivare a parlare con Amanda. Punto. Fine della storia. Sul ghiaccio parlano. Da quanto è successo oggi, il paese rischia una guerra civile. Le macchine si stanno ribellando ai loro padroni. Parla di Marcus. E gli umani non possono far altro che distruggerle. Ah, abbiamo un dialogo bloccato lì. Vabbè. Pensavo che Kamsky sapesse. Mi sbagliavo. Forse sapeva. Ma tu hai preferito non chiedere. Ho scelto di non partecipare al suo gioco malato. Non c'era motivo di uccidere quell'androide. Giusto. Serie dei Connor, foto di Amanda. Ho visto una foto di Amanda nell'abitazione di Kamsky. Foto tua? Lei era la sua insegnante. Quando Kamsky mi progettò, volevo un'interfaccia che fosse familiare. Per questo scelse la sua ex mentore. A cosa vuoi arrivare? Ah. Cosa c'entra la Cyberlife in questo? Che cosa vogliono? Cioè, praticamente hanno creato. Cioè, lui ha creato questa Amanda. Che è un. Questo è un androide. Che però avesse le somiglianze dell'Amanda che lui conosceva. Che le aveva fatto da mentore. Kamsky ha progettato questo posto. Da te mi aspetto delle risposte, Connor. Non mi aspetto delle domande. Tu solo puoi impedire una guerra civile. Ah, sì? Trova i devianti. O sarà il caos. È la tua ultima chance, Connor. Ok, è nella mia mente. Tutto questo è nella mia mente. È in mano all'FBI. Cosa? Ma abbiamo una pista. Ci serve più tempo, so che... Hank, non capisci? Questa non è una delle tante indagini. È una cazzo di guerra civile. Non ci compete più. Parliamo di sicurezza nazionale. Che si fottano, non possiamo mollare adesso, siamo così vicini. Dici sempre che gli androidi non li sopporti. Dio, Hank, deciditi. Pensavo ti avrebbe fatto contento. Stiamo per risolvere il caso. So che possiamo. Santo cielo, Jeffrey, non puoi sostenermi un'ultima volta. Non penso sia colpa sua. Mi dispiace, ma è così. Cioè, se è una roba che va oltre. Cyberlife. Mi spiace, Hank. È finita. Io penso che adesso ci chiederanno di aiutare comunque Hank. Cioè, ci dirà Hank che vuole andare contro questa cosa. Ecco, così Connor devi fare l'altra volta. Non dire niente. Va bene, posto. Ciao, Aria. Hank dirà: no, non me ne frega niente. Vado comunque a risolvere questo caso. Vuoi venire con me? Non possiamo mollare così. Avremmo potuto risolvere questo caso. Perché parla in quel modo? Perché urla? Cioè, inizia il discorso e urla. Dovrei tornare alla Cyberlife. Teoricamente. Sì, che hai scelta. Disattivato e analizzato per capire dove ho fallito. E se fossimo dalla parte sbagliata, Connor? Raga, ce l'abbiamo, Hank, ormai. Vogliono solo essere libere. No! Sono persone, tenente.
sono macchine difese. No, perché è calato? Non sono persone. Lo diciamo ogni volta che vogliamo perseguitare qualcuno. Perché è calato, cacchio? Hai voluto uccidere l'androide da Kamsky. Ti sei messo nei suoi panni. Hai mostrato empatia, che è un'emozione umana. Sì, va bene, ma non siamo comunque persone. Si sbaglia, tenente. È stata la logica a determinare le mie decisioni, niente di più. Guarda, guarda, arriva Perkins col pezzo di merda. Dell'FBI. Non piace perdere tempo. Era quello che c'era, che avevo incontrato sulla torre. La risposta è nelle prove che abbiamo ottenuto. Col discorso di Marcus. È finita. Non abbiamo scelta. Hai sentito, Fowler? Siamo tagliati fuori. Deve aiutarmi, tenente. Mi serve più tempo per dare un senso alle prove che abbiamo raccolto. So che la soluzione è lì. Forse i devianti meritano una possibilità. Mm-hmm. Forse è meglio se non li trovi. Questi eventi sono troppo importanti per essere fermati da una macchina. Scusa, Connor, ma non ti aiuterò. No. È incordiale. Percorso sbloccato. Crea un diversivo per Perkins. Che faccio? Gli tiro le sedie addosso? Cosa devo fare? Stronzo. Cosa devo fare? Che percorso posso fare? Devo fare qualcosa con la gente? Perché mi hai detto di andare là? Cosa devo fare con Perkins? Cioè, crea un diversivo in che senso? Come faccio a entrare lì? Dove cacchio sono finito? La telecamera, aiuto! Aiuto! Fai qualcosa, c'è il tempo! Ok, qua dentro il tizio, ma lo metti? Ma lui è un detenuto. Che detenuto è lui? Che detenuto è lui? L'abbiamo già visto? Ok. Sta scappando, fermo! Ma a caso! Ha tirato un cartone! Prendi la chiave per gli archivi. Gli ha tirato un cartone al tipo! Ok, chiave presa, vai nell'archivio. Ma poverino! Cioè, povero Perkins! Per carità! Ma poi, cioè, è uscito! Oh, cartone! Ma che cacchio era quello? Che era un androide? No! Non lo so, c'aveva il cappellino. Da dove cacchio era uscito quel tipo? Ehi, Connor! Parlo con te, stronzo! Dove vai? Qui non ci servono dei coglioni di plastica, uno te l'hanno detto. Basso profilo. No, ironico. Mi piace ironico. Sto registrando le prove in mio possesso, ma... Non si preoccupi. Me ne sto andando. Di certo mi mancherà la nostra relazione. Figlio di puttana! Vai allora. E datti una mossa, cazzo. Che sorriso. Bellissimo. Androidi del cazzo. Va bene, bravo. C'è proprio come dire. Proprio... Eh? Fantastico. Mi è piaciuto un bordello quel pezzo. Ok. Allora, cos'è che dobbiamo fare? Evidence server. Accedi al database. Quindi, praticamente abbiamo un database. Cioè, esiste proprio un database con... No! Si sta scaricando il joystick. Oh, buoni. Esiste un database con tutte le prove. Assurdi, Hank.
Cosa sceglierebbe un tenente di polizia eccentrico e scorbutico? Uno, due, tre, quattro, cinque. Ovvio. Easy. Easy. Dov'è Jericho? Ma che cacchio è tutta sta roba? Cosa abbiamo? Simon? No, era Simon? Come si chiamava? Non era Simon. Il primo. Daniel? Era Daniel lui che si chiamava? Biocomponenti funzionali per farlo ripartire. Robert, l'androide con gli uccelli. Quello che si è lanciato giù di sotto. Questi sono praticamente tutti i casi che abbiamo fatto con Connor, forse. Questo è Ortiz. Prendi ripuri, bravo. Che sarà il tizio che ha... che poi si è fatto esplodere. Ecco Jericho. Questo è un messaggio di speranza, ma è anche un avvertimento. Lotteremo per è lui che c'entra con Jericho. La nostra causa è giusta. Non ci sarà alcuna pace finché non saremo liberi. Ora sapete che cosa vogliamo. Siamo vivi e vogliamo essere liberi. Ok. Non so cosa c'entrava la parte di là. Marcos, dove ti nascondi? Ok, sta buono. Pensavo che andasse avanti in qualche modo. Abbiamo scoperto un pezzo. Tempo rimasto 4 minuti abbiamo, Lui è quello che si è fatto poi esplodere. Riattivazione impossibile. Però gli altri si possono riattivare. Quindi... teoricamente se riusciamo. Questo è Simon invece. Allora, se riusciamo a prendere dei pezzi magari da lui che è riattivazione impossibile, li mettiamo in altri, possiamo ottenere qualcosa. Quindi sappiamo che pezzi ci servono e possiamo prenderli da magari da lui che è impossibile da riattivare. Quindi allora per lui serve un 3983, però non ce l'abbiamo qua. Magari ce l'abbiamo con loro. Vedi? Tipo. Prendo un 3983 da lui. E lo vado a mettere. No, non lo voglio mettere su Simon però. Simon c'entra. Simon sa. 9164. Vado a prendere quello. Allora, rimettiamogli il pezzo. 9164. E glielo mettiamo a lui. Mi senti? Sta un attimo. Rupert è troppo danneggiato per parlare. Verifica altre prove collegate. Posso staccargli i pezzi? Mi riservano. No. Allora, lui serve un 4717. Abbiamo 3 minuti, 4717. Riattiviamo da Daniel. Era Daniel, se non sbaglio. Tanto lui non si accende più. Non si accende più perché probabilmente ha distrutto un pezzo importante. Non hai mentito, Connor. Mi fidavo e tu mi hai mentito. Spiega. Avresti ucciso quella bambina. Non mi hai dato scelta. Devo trovare Jen. Adesso non ci aiuterà sicuro. Sprechi tempo. Non so niente di Jericho. Non so che non sei niente di Jericho. Ma spero che un giorno pagherai per quello che mi hai fatto. Va bene. Grazie mille, gentilissimo.
lì non è che potevano far molto. Quello lì è troppo danneggiato, no? Non fa un cacchio, che se ne frega. Ma mi serve un 3.083 per lui. E basta, è l'ultima cosa che facciamo. Dammi il 3.083. Volevo anche vedere un'altra roba lì che è successa in vetrina. 2 minuti abbiamo. Vetrina? Vetrina? Ah no, abbiamo il pezzo addosso, ok, niente. Allora, 3.983. Simon sicuro è quello che ci dice roba. Non ci vedi. Sai. Ora lasciami in pace. Fuck. Prova a ingannarlo. Sì, aspetta un attimo. Sono Marcus. Questo è un messaggio di speranza, ma è anche un avvertimento. Mi dispiace un casino a me sta roba, però devo farla. Mannaggia. Chi c'è lì? Sono Marcus. Chi sei? Va tutto bene. Tranquillo. Marcus. Sì. Mi hai abbandonato. Cioè, praticamente qua stiamo arrivando ucciso. Condor contro Marcus. Starai bene. Ti riporterò a casa. Ma devi dirmi dov'è Jericho. Dobbiamo andare. Lo sai dov'è Jericho? Ma sì. Sì, certo. Lo sa dov'è Jericho? È Marcus. È stupido. Simon, sei proprio stupido. Marcus. Sei tu, Marcus. Sì. Proprio io. Non lasciarmi di nuovo, Marcus. Non farlo. Okay, ho sognato preso... questo momento dal primo secondo in cui ti ho visto. Oh, oh. Non lo faccia, Gavin. Io so come fermare i devianti. Sei fuori dal caso. E ora diventerà per sempre. Esri Venk. Cacchio, devo tenerlo premuto? Non voglio fargli del male. Prendili solo la pistola. Niente, buttato a terra così. Easy. Non è morto. E lui col sangue. Oh merda. Date l'allarme, ora! Noi stiamo diventando sempre più devianti, ma è un po' come se noi fossimo partiti da devianti. Cioè, Connor è un deviante nato, praticamente. Cos'è tutta sta roba? Ah, parte da lì. Ok. Parla con Amanda, oppure potevamo fare qualcos'altro in giro. Posizione di Jericho sconosciuta. Ok, è in qua la sua scrivania. Qua potevamo fare qualcosa, non mi ricordo. Boh. Forse dipende anche da quello che dicevamo con Amanda. Comunque alla fine creavamo un diversivo. Qua si arrivava comunque. Ok, ti congedi da Devin. Nutri dei sospetti. Vabbè, comunque arrivavamo comunque lì. Apparentemente sbloccavamo un qualcos'altro, non lo so. Se morivamo in scene precedenti. Suicidato in il nido per il corpo di Rupert. Tutti quei loro corpi. Cioè, per dire, qua ci sono altri due robi che potevano essere altri indizi. Madonna, questo è complicatissimo. Guarda qua. Ma questo è un bordello. Se arrivava comunque qua, Connor mette capo David
Gavin, oppure perdevamo e succedeva qualcosa, non so che cosa. Invece qua Gavin ritorna, trova Jericho, magari se scadeva il tempo. Comunque Gavin tornava in un modo o nell'altro e ci combatteva. Ok. Qua siamo con Luther. Dobbiamo andare fuori dal confine. Perché Luther è diffidente? Certo che potevamo ascoltarlo, eh. Perché Luther è diffidente? Una delle cose che non volevo. Radio? No, skip. Dopo la consegna di tutti gli androidi alle autorità, il paese si è improvvisamente fermato. Oddio. Ospedali e scuole sono chiusi. Si prevedono blackout e interruzioni della rete idrica e informatica. Ma ciò Perché? che preoccupa maggiormente è la perdita di 2/3 del personale delle nostre forze armate. Mettiamo su un po' di musica. Quasi. Va bene, cioè, non mi piace proprio sta musica, ma lo stesso. Stanno facendo incursioni in tutta la città. Sono tutti tesi dopo i fatti di ieri. Andrà tutto bene. Ci siamo quasi. A noi non ce ne frega niente di questa situazione degli androidi e tutto. A noi interessa semplicemente andarcene e fuori dal confine. Poi praticamente se funziona come funziona, una volta che passi il confine di un paese, comunque sono altre regole. Cioè vai sotto altre legislazioni e tutto. Quindi probabilmente siamo liberi, in sostanza. Più avanti su quella strada c'è un mercantile chiamato Jericho. Quando arrivate là, cercate Marcus, vi aiuterà. L'ultimo autobus per il confine parte a mezzanotte. Dovete prenderlo. Sarete al sicuro di là. È tutto un incrocio. Non è molto, ma è un inizio. Mio fratello vive in Ontario, vi ho dato il suo indirizzo. Può nascondervi finché le cose non si calmeranno. Sei una bambina molto coraggiosa, Alice. Meriti di essere felice. Grazie di tutto, Rose. Tutto, Fatemi tutto sapere quando torna arrivate là, insieme. ok? E fate attenzione. Cioè qua arriviamo praticamente ad avere Marcus e Kara che Abbi cura di loro. combattono per salvarsi praticamente da Connor. Forza, ragazzi. Meglio non. Mamma mia. E qua diventa, poi diventa Portarci. tosta, raga, eh. Un autobus ci aspetta. Diventa tosta. Io spero che non si arrivi a un possibile finale in cui loro tre sono faccia a faccia. Cioè, da un certo lato lo spero, perché sarebbe tipo una roba allucinante. Da un altro non lo spero, perché non saprei cosa scegliere. Non saprei cosa scegliere, raga. Adesso trovo Jericho anche con lui. Io credo che siamo molto vicini al finale. Trovato. E questo? Ma c'è gente là che carica? C'è gente che fa carico e scarico? Non è questo, è tipo un robo abbandonato. Luther non dice niente. Sto pensando, Luther c'ha il. Non mi ricordo, c'ha il cerchietto ancora Luther? All'aperto così?
Cioè, abbiamo dovuto fare salti mortali per arrivarci noi e adesso è proprio aperto. Semplicemente non sanno dove. Ma scusa, ma basta che segui qualcuno. Segui un androide e ti trova. Cioè, trova dove sta. Qua fanno un attacco a fondo alla nave e è finita. È il dialogo con gli umani, ovvio. Aspetta qua. Dobbiamo trovare Marcus. Ma Marcus è qua? Come ti senti? Ho caldo e freddo insieme. Mi sa che è febbre. Stai con lei. Vado a cercare questo Marcus. L'autobus parte tra 2 ore. Bisogna attraversare la città per arrivare al terminal. Appena avremo i passaporti partiremo. Cara, ho qualcosa da dirti. Ora. Si tratta di Alice. Ora. Ne parleremo sull'auto. Ma è stupida? Torno presto. Ma è stupida? Luther sta perdendo fiducia in noi. Sicuro. È arrivato anche Connor. Ai ai ai. Ai ai ai. Queste sono bombe. Bombe in stand by, ovviamente. Mercantile armato? Mercantile un po' armato. Un pochettino, eh. Armi ovunque, bombe. Un pochettino, sì. Decisamente. Chiamate il numero in sovrimpressione. Le autorità prenderanno in consegna il vostro androide. Non provate in nessun caso a distruggere il vostro androide autonomamente. Sono imprevedibili e potenzialmente violenti. Gli androidi non stavano facendo niente. Ma gli agenti hanno aperto il fuoco. È stato un vero massacro. Questo lo vedete, è l'opinione pubblica. Poi è arrivata la polizia e ha aperto il fuoco. So che sono solo macchine, però sembrano... sono persone vere che vogliono essere libere. A seguito della crisi degli androidi... Questo è ciò che abbiamo ottenuto non andando con la violenza. Le persone dell'Artico si sono ritirate, lasciando campo libero all'esercito russo. Ma secondo alcune fonti... anche le armate russe hanno optato per una incomprensibile ritirata. Ma cosa vuol dire? Dal Cremlino non giungono commenti per ora, ma è forse plausibile che l'armata russa abbia dovuto affrontare una simile crisi tra le file dei suoi androidi. Anche loro hanno gli androidi allora? Cioè, pensavo di sì, ovviamente, perché mi pareva un po' assurdo che ce l'avessimo solo a Detroit. Non aveva senso. Sembra, non lo so, perché sennò mi sembrava tipo un... Sei smarrito. Oh, oh. Stai cercando qualcosa. Mi sembrava tipo la Russia che arrivava. Stai cercando te stesso. Ci abbiamo più voglia. Tornando indietro. Chiamateci quando arrivate a fare a botte. Siamo tornati con Cara. Cara sta cercando Marcus, Connor sta cercando prove. Ci hanno sparato addosso anche se eravamo disarmati. Ne sono morti centinaia. C'era sangue. Dove lo trovo Marcus? Come faccio a trovare Marcus per mezzo? Ha una sala sua, dite? Sei Marcus. Sono con una bambina e un androide. Un autobus per il confine parte in meno di 2 ore. Servono i passaporti. A Detroit c'è il coprifuoco. Ci sono soldati ovunque. Stanno portando gli androidi nei campi di smaltimento. Forse dovreste stare qui per un po'. Forse non possiamo. Siamo al sicuro finché le cose non si calmano.
Insomma. Uno dei nostri lavorava al Dipartimento di Stato. Ha dei passaporti elettronici che può contraffare. Vedrò di farteli avere. Grazie. Va bene. Hai detto che c'è una bambina con te? Perché? Gli umani ci odiano, sai. La bambina non credo. Chi la proteggi? Ha bisogno di me. E io di lei. E questo è quanto. Spero di non aver destato sospetti di Marcus e che anzi magari abbiamo non lo so, magari l'abbiamo fatto un attimo ragionare anche su un possibile non lo so, su un cambio di direzione. Un cambio di direzione non, no, non mi piacerebbe un cambio di direzione, cioè deve, ormai per me deve andare così. Dove andare così, fratelli? Però magari aprire una via su un altro futuro. Dov'è Connor? È qua in giro tanto, lo so. Dal Cremlino non giungono commenti per ora.